Ciao amici della soffitta di Pippo, oggi faccio un video misto per festeggiare, eccomi sono qua io, e faccio un video misto per festeggiare un grande ritorno. Sì, la ritorno di Mister no, ma prima vai con la sigla, non ce l'abbiamo la sigla. Io Pippo tu Topolino, quando becco Minni le faccio l'occhiolino. Io Pippo, tu, questo è il mio nome, un giorno di questi svaligio Paperone. Ok, questa è la sigla, ci stiamo arrangiando, come vedete sono all'aperto. Non so se mi vedete voi in faccia, eccomi. Allora, dicevo, questo è un video misto per festeggiare il grandissimo ritorno di Jerry in edicola. Però prima di appena preso, non l'ho nemmeno sfogliato. Però prima di parlarvi di Jerry volevo fare dei saluti. Allora, visto che mi sono stati richiesti questi saluti, allora anzitutto voglio ringraziare il mio amico Simone che mi ha mandato un altro pacchetto di fumetti di cui non ho potuto fare l'unboxing. Sta registrando? Sì. E un altro pacchetto di fumetti di cui non ho potuto fare unboxing. Nel pacchetto c'era anche questo, il numero 0 di Odessa. Numero che ho letto, vabbè, sono 3 pagine di nulla, cioè il numero 0 più brutto della storia del mondo. Per 2 motivi principali. Vabbè, primo perché è solo una pubblicità, cioè non dice niente, è solo una specie di spiegone, cioè già si capisce che il numero 1 sarà solo uno spiegone. E secondo perché questo numero 0 è uscito dopo la distribuzione del numero 1 al Comic Con di Napoli, quindi la gente ha comprato prima il numero 1 e poi è uscito il numero 0 in regalo con Dragonero e Nathan Never, mi sembra. Va bene. E che dire, andatevi a vedere il video sul numero 1 di Odessa per sapere di che cosa parla questa nuova serie. Poi volevo salutare. Allora, Alessandro Mazzurco, ciao Alessandro Mazzurco, che mi ha chiesto di salutarlo in un video e di salutare anche il cugino Simone Castana che guarda i miei video insieme a lui. Ciao Alessandro, ciao Simone. Giacché saluto anche tutta la famiglia di Alessandro Mazzurco, la mamma, lo zio, parenti vari, così stiamo a posto anche per i prossimi video. Allora, sono appena stato in edicola, ho preso un po' di cose. Zagor le origini, Zagor regolare con il ritorno di Eligen. Eligen, chiamiamola Eligen. Che dire? Allora, Zagor d'origine mi sta piacendo tantissimo. Questo ancora non l'ho letto, però l'ultima prova di Burattini non mi è piaciuta. Cioè, Burattini riesce a... C'è cioè, l'unico sceneggiatore che riesce a sorprendermi in positivo, ma davvero in positivo, e totalmente negativo con la precedente saga. Su questo sono, diciamo, abbastanza speranzoso, la verità. Vediamo, insomma, vediamo un po' come sarà. Non vedo l'ora di... Non so se aspettare e leggerlo tutto oppure spararmelo subito. Una cosa che mi sparerò sicuramente è questo. Vagnuni, mi raccomando, dite di sì a Mister No. Grande ritorno in edicola. E guardate la fascetta bianca, cioè formato Bonellide, normale, 98 pagine. C'è un poster in regalo, io non l'ho staccato perché già si vede che è orribile come gli altri, anzi questo è ancora più brutto perché hanno usato questo colore verdone. Io ve lo stacco qui in diretta così lo vediamo insieme. Vi ricordo che in quello di Zagor, lo faccio vedere pure quello di Zagor perché c'era il poster del Lecce, con i colori del Lecce. Qui vediamo che colori sono. Ok, questo è il posteraccio bruttissimo.
Cioè, con questa. Cioè, non lo so, cioè, è fatto con paint. E la figura è. C'è cioè, questo contorno bianco tremendo, sfondo verdone. Va bene, questi sono i poster. Un esplosivo poster in omaggio, certo, cioè perché esplosivo forse perché a qualcuno gli verrà in mente di andare a mettere una bomba in redazione per questo poster. Vabbè, capisco chi ha gratis. Oddio, tanto a gratis, no, perché questo poster, diciamo, preannuncia il famoso aumento, no, che già c'è stato dal mese scorso. Il famoso aumento di 40 centesimi sulle testate Bonelli, 40 centesimi e oltre poi per quanto riguarda alcune testate, alcune pubblicazioni speciali. Mister No, wow, questa sarà una serie inedita e mi raccomando bagnoni cattati, perché. Dai, mancava da un po'. Io ho visto il giornale di Sergio Bonelli, no? Ecco, sembra veramente di essere tornati nel 98. Ma c'è cioè, tra Magico Vento, Mister No, manca solamente il ritorno di Nick Ryder, che speriamo ritorni presto, e Lex Weaver magari, no? Non so, questi due personaggi che mi piacevano particolarmente, speriamo ritornino presto. Allora, mi avete chiesto anche in molti, vediamo se riesco ad abbassare qua, ad alzare, ad abbassare. Allora, mi avete chiesto in molti anche un parere su Cannarsi. Perché ho visto su Facebook si parla un po' di questa cosa qua, di Cannarsi. E molti mi hanno chiesto, dai dipintendo, fai un video su Cannarsi, dimmi cosa ne pensi di Cannarsi. Allora, io penso che, cioè, io penso che Cannarsi comunque sia meglio che Bucarsi. Cioè, ditemi voi se sbaglio. E per il resto, cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole, ecco, non mi piace né criticare né vabbè, criticare sì, i fumetti sì. Cioè, non mi piace giudicare gli altri, no? Cioè, ognuno è libero di fare le scelte che vuole. E quindi, diciamo, su Cannarsi non ho nulla da dire. Ecco, questo da l'Evangelion secondo dipintendo. Per il resto, non CLC molto, perché un appassionato di anime, no? Cioè, si guarda gli cioè, io non capisco da quand'è che un appassionato di anime si guarda gli anime in italiano. Cioè, ma cioè, da che mondo è mondo? Cioè, se uno ama gli anime, se li guarda in giapponese subbato, no? Poi se canusce pure il giapponese, per carità, se li vede anche non subbati. Io personalmente li vedo tutti in giapponese subbati. No, perché comunque più fedele di così all'originale, insomma, no? Quindi non capisco la polemica, ecco, sono un po' per il vivi e lascia vivere e non CLC. Ragazzi, il video finisce qua. Io vi saluto. Grazie Simone per il pacchetto che oltre questo bellissimo fumetto conteneva anche dei Diabolik. Grazie a Alessandro e Simone Castana, Alessandro Mazzucco e Simone Castana che mi seguono. Grazie. Ah, non ho detto di che la sceneggiatura delle cose. Se no, grazie a Burattini per le origini. Grazie anche per il ritorno di Mister No, storia di Michele Masiero, disegni di Massimo Cipriani. Ne parlerò sicuramente appena lo leggerò perché l'ho appena preso in edicola. Odora ancora di napalm. Eh sì, perché è esplosivo. Adoro l'odore del napalm di prima mattina. Che dire ancora? Io vi saluto, ci vediamo alla prossima e sempre sintonizzati sulla soffitta di Pippo. Ciao ragazzi. Cattà di Bunzagor Classic. Ciao.